Non mi hanno lasciato tempo di spiegare questa canzone. Parlava di una storia d'amore nata online, ma mai iniziata e ovviamente finita male. E lui aveva il 56k ancora, non prendeva bene. La prossima canzone si intitola Pussy. E purtroppo parla di un ragazzino che ha perso il suo micetto e poi l'ha trovato. Guardate dov'è? E poi l'ha trovato al senso. Di solito sul palco ci scontriamo che sono tutti piccolissimi qua, non sappiamo dove andare. Io ho sentito che il gatto comunque non è morto. Alla fine l'ha poi trovato. I'm not afraid.
ricordo ancora questo evento. Se fosse lui presente, rimembrerà ancora quello che ha detto. Canta che ti passa. C'è stata una persona che nell'organizzazione ha detto: canta che la ciapo. Bella secca, eh. Chapeau. La prossima parla del nostro famoso e simpatico ragazzino che entra nelle nostre case. Si chiama Stupido Ladro. Entra, non ruba niente, ma ci spia mentre dormiamo. Inizia così. Batteria. Your nightmare, il vostro incubo. Yeah.
mai visto così sobrio qua in giro. Questa, per non dire il titolo giusto, si chiama DRUGS. Suona così. Che amano fumare la pipa. Abbiamo finito? Questo intitola Playboy in the car. Il cucadores nella macchina. We'll be right back.
detto che l'hanno fermato? Sarà stato anche un bel tipo, ma ci ha provato con la poliziotta. Quadri bellissimi dei nostri artisti locali, e questa canzone è dedicata a un piccolo artista che ha fatto un quadro con la mano mancina quando lui era destro. La storia è un po' strana, però inizia così. Hanno dato lo stop, ultimo e forse il più triste ma anche
e più divertente. Il titolo tradotto: quando tu mi hai chiesto vuoi sposarmi, tu mi hai detto no. Capitato, aver sentito tutte queste storie. Ma il motivo che glielo dici tu, glielo dico io, perché gli hai detto no. No, glielo diciamo dopo, adesso lui è pronto. Ve lo diciamo quando abbiamo finito la canzone. Comunque sull'altare lui ha detto mi vuoi sposare, lei ha detto no, e dopo diciamo perché. Le ha detto di no perché l'anello era troppo piccolo, non le indossava. Capita anche questo. Hanno detto che ne possiamo fare ancora 30, ma noi abbiamo detto che ne facciamo 29, ma non abbiamo voglia di farne 27, ne facciamo ancora una. Una che dura 30 di quelle velocissime. Abbiamo una canzone che dura 16 minuti. Quindi ci è il discorso, poi portare questo velocissimo. Questa è la preferita del Giola, che era un vecchio cantante del Giola.
giovane vecchio. Allora c'è andato tempo di farne un'altra. Questa è la prima che ho fatto io personalmente. È una canzone silenziosa, praticamente non suona. Suona da sola, no? Quando si... Ci vuole un po' di suspense. È stata dedicata all'autostrada perché racconta una storia, una bravata giovanile di una serata pazzesca. Vai a divertirti, poi fai disastri, poi torni indietro con tutto il cuore un po' grigio e dici vabbè, l'abbiamo fatta, ci sta. Ma sta diventando mezza la canzone che possiamo. Vorrei che venissi qua di fianco a me mentre la canto. Così se ti devo mandare a fanculo te lo dico in faccia, va bene? Ohio Highway.
Ah, stava io, ma tutto solo. Ma ok.